L'evento che è in calendario in Abruzzo, nel calendario ufficiale della Commissione europea per questa EU Industry Week, è un lavoro di team e di squadra, un lavoro di rete come quella dell'Enterprise Europe Network, della quale l'Agenzia di Sviluppo è membro da 10 anni. Nel 2018 si è festeggiato il decennale della rete. Organizzato insieme ad Innovalle e al Digital Hub di Confindustria Match 4.0, oggi è l'occasione e la giornata per parlare di un tema centrale, cruciale, cioè quello del futuro, in termini di digitalizzazione, con tutti gli aspetti, che possono derivare, che sono connessi ad una digitalizzazione all'interno dell'industria, quindi digitalizzazione dei processi, ma anche gli impatti sul personale, sulle persone. E perché no, visto che parliamo di Unione Europea, di Enterprise Europe Network, di assistenza alle imprese, anche come accedere ai fondi comunitari che possono essere di supporto per sviluppare progetti del genere. Ma in questa settimana l'Europa sta portando avanti una politica di sensibilizzazione in tutti i paesi del sostenere il mondo imprenditoriale, il mondo dell'industria. E su Pescara questo evento è nel solco, di questa settimana, di queste iniziative, per cercare di far capire al mondo imprenditoriale che bisogna guardare con una visione nuova, più moderna, più efficiente, il cambiamento della politica industriale. Oggi i nostri competitor sono i cinesi, gli americani. Non è più un problema soltanto d'Europa tra di noi, ma dobbiamo confrontarci con un mercato globalizzato. Per essere forte e crescere c'è bisogno di innovazioni, nuove tecnologie, c'è bisogno di nuove risorse, cioè di una politica molto più moderna. Allora, se siamo uniti in termini Europa, ma soprattutto siamo più bravi a spendere quelle che sono le opportunità dell'Europa, io credo che non solo l'Abruzzo, ma il sistema paese Italia ce la può fare in questo momento di difficoltà. Dobbiamo saper cogliere le opportunità che ci sono. Questo chiaramente dipenderà da noi, da quello che sapremo fare e dal credere che l'Europa è una grande istituzione.